Amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere perché per un fotografo può essere utile partecipare a dei contest fotografici. Prima di iniziare però volevo farvi vedere qualche immagine di uno degli ultimi contest a cui ho partecipato. Si tratta di un contest organizzato dagli amici di Controluce, che è il fotoclub di Lago Santo, un paese vicino a dove abito io. Andiamo quindi a vedere come si svolge di solito uno dei loro contest. Bene amici, ben ritrovati, andiamo quindi a rispondere alla domanda perché, a mio modo di vedere, partecipare ai contest fotografici può essere utile. Allora, innanzitutto andiamo a dire che, a mio modo di vedere, un contest fotografico può essere utile a un fotografo amatoriale in quanto va a simulare quello che è un lavoro commissionato. Un fotografo amatoriale non ha mai la necessità di produrre un risultato certo, in quanto non ha un cliente che lo ha pagato. Quindi un fotografo amatoriale può agire come meglio crede, può sperimentare, nel caso può sbagliare, appunto perché non ha committenti che pagano per ottenere un risultato certo. Il contest fotografico, ovviamente in misura minore non è la stessa cosa, simula la necessità di raggiungere un risultato. Spinge quindi il fotografo amatoriale e non, visto che comunque può partecipare a qualsiasi tipo di fotografo, alla ricerca del raggiungimento del risultato. Ma la gara in sé mette del pepe nella competizione che nel complesso trovo piacevole da assaporare. Naturalmente lo si fa per divertimento e se non si vince niente chi se ne frega, ma dimostrare a se stessi che si può creare qualcosa di bello è sicuramente un'ottima soddisfazione a livello personale. In secondo luogo possiamo utilizzare vari contest come spinta per migliorarci. Per esempio, se non abbiamo mai praticato generi fotografici come la food photography, che potremmo definire l'arte di ritrarre il cibo, possiamo cogliere l'occasione per iniziare a studiare e praticare quel determinato genere fotografico. Oppure comunque possiamo prendere generi fotografici che già conosciamo e utilizzare il contest come scusa per praticare maggiormente quel genere e quindi migliorarci, provare e sperimentare. Vi invito comunque a fare attenzione a determinati contest fotografici che magari, oltre ad essere a pagamento, magari in piccolo da qualche parte sta scritto che possono utilizzare le vostre immagini magari per loro scopi commerciali. Magari in quella cosa piccola che non avete letto sta scritto che mandando l'immagine avete ceduto tutti i diritti su quell'immagine e magari queste persone guadagnano sulla vostra passione e sulla vostra fatica. Trovo questi tipi di concorso molto scorretti e vi invito a non prenderli in considerazione. Detto questo, come avete visto prima, il contest organizzato dagli amici di Controluce
che fino alle volte scorse avevano utilizzato la formula della maratona fotografica, questa volta hanno deciso di fare un contest. La partecipazione è stata fino ad ora gratuita. Io partecipo spesso ai loro eventi perché uno, mi diverto, due, sono già due volte che arrivo secondo e visto che è previsto un secondo premio va benissimo così. L'ultima volta che sono arrivato secondo ho presentato questa foto che, come vedete, ho già provveduto a stampare, perché amici vi ricordo che questa è una foto, quando la potete toccare è una foto, quindi mi raccomando, stampate. Detto questo amici, io vi ringrazio per aver seguito il video fino a qui, vi invito ad iscrivervi, a mettere mi piace, a commentare, condividete, noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!